15, quindi siamo veramente 18 e 15, siamo veramente in diretta con il nostro Marco e Isacco, che abbiamo appunto, come dice Luca, mi piace, raccattato, che sembriamo da accattoni raccattoni, però nel caso specifico. Però loro non sembrano degli accattoni, però, no dai, però più che altro è bello perché loro suonano, come avete visto anche poco fa, con Saius che ha fatto le riprese, Luca che l'ho abbandonato per un po', e loro suonano praticamente veramente come si faceva da bambini, dico io, da ragazzini anch'io, sì, la passione delle spalle sui fustini, non dico la marca, ma sulle bacinelle rovesciate, quindi... Sì, diciamo che è stata una passione che è nata da piccolissimi, diciamo, no? Io avevo 12 anni, penso, quando ho cominciato ad andare a lezioni di batteria. E da lì è stato un amore proprio della musica, da 0 a 100, proprio subito. È stata una bellissima cosa. Isaac? No, io mi ricordo che avevo cominciato suonando la chitarra. Avevo 9 anni. Ero all'inizio della quinta elementare. No, a 9 anni si è in... In 9 anni, sì, in quinta, forse quarta, sì. Giù di lì. Insomma, avevo 9 anni. E allora io ho promosso due volte. Va bene, quindi in casa mia tutti ascoltavano musica rock, i big boss del rock, no, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, cose così, e quindi insomma ero già un po' nell'ambiente. E un giorno ho detto a mio papà: "Ascolta, papi, insieme a suonare la chitarra", lui è chitarrista. E allora mi sono messo lì, insomma, cioè non ce ne cavavo fuori, non ce la facevo, perché c'era, cioè, essere precisi, no, con le dita, niente, io non ce la facevo. Allora dopo un paio di mesi così ho detto: "Oh, no, basta, non ce ne vengo fuori", e ho scoperto la batteria. Ho detto: "Bah, andiamo, proviamo, vediamo come va", e adesso è 9 anni che suono la batteria. Per cui mi ha appassionato. Tocco, se posso permettermi, anch'io mi diletto a suonare la batteria, ma non sono ai vostri livelli. Sì, no, ma non mi definisco tale. Sì, il tocco si vedeva quando suonavano le bacinelle rovesciate. È un artista. È bello perché i diddoli paradiddolo, dico, oh, così, oh, che godiamo noi. Noi, va bene, ok. Allora a sto punto me ne vado. Perché non abbiamo portato un paio di bacchette che suonavamo questo tavolo? Lo percuotavamo? Vai Isacco, vai. Vai Isacco. Vai Isacco, prende le bacchette. Esatto. A proposito di giovani, quanti anni avete? 18. Io 23. Però 23. Giovane, giovane. Da dove venite o provenite? Allora, io sono qui di Mantova, sono proprio un cittadino mantovano. Io invece ho un po' più di strada, 3-4 ore di strada. No, non è vero, vengo da Porto Mantovano. A piedi, naturalmente. No, che lì viene a moto. Esatto. Devi trovare il canale che arriva fin qua. In campagna. Esatto. Porto Mantovano non è Mantova città, è il Bronx, ormai è Porto Mantovano. Qualcuno quindi... un po' di campanilismo, eh. Esatto. Noi veniamo da fuori, non lo sappiamo, però. Dio, boh. Allora, andiamo un po' al noccio della questione. Quindi voi avete avuto degli studi alle spalle, ovviamente, da quello che si capisce, che si evince. Vi è piaciuta questa? Grazie, non so che godi delle mie cose da batterista. E quindi praticamente hai studiato, hai approfondito l'argomento anche con la passione, suonando, come abbiamo visto. Veramente è bello vedere come utilizzate le varie... Perché andando a suonare in giro questi strumenti qua, che di solito sono visti come strumenti underground, perché comunque lo djembe, il caon, non sono visti ovunque, per cui la gente quando li vede rimane strastupita di questa cosa qui, dice: "Ma sì, cos'è, sì, quello? Ma come si suona? Insegnami!" Allora è bello anche coinvolgere tutte le persone e insegnargli, sì, sì, anche delle cose di batteria. Insomma, è bello, a me piace tantissimo. Io studio ancora batteria, ho iniziato a 12 anni e sono andato dal maestro Pari de Mangiagalli, se si può dire. Sì, 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 certo. E ho insegnato un anno nella sua scuola, adesso invece insegno in un'altra scuola diretta da Marco Moioli. E nel mentre faccio una scuola che si chiama CPM a Milano, diretta da Franco Mussida, che era il chitarrista della PFM. Sì, 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 sì. E quest'anno mi devo diplomare appunto lì a Milano. Ah, allora gas, tu sì, complimenti, veramente, un piacere averti in gamba. E invece e lui anche invece Isaac, cosa deve andare tu? A prendere le bacchette. Allora, Isaac, raccontaci qualcosa come studi, percorso e quant'altro. Vado dal cinese qua di fianco. Sì. Allora, con le bacchette. No, io sì, ho studiato anch'io, sono andato alla sua stessa scuola di musica con lo stesso insegnante per 8 anni e adesso da un anno a questa parte
sto studiando con un insegnante che insomma è un po' antipatico, però sì. Cioè, sì. No, beh, questo qua che va in giro con i capelli lunghi raccolti dietro, no, non è vero, è lui. No, e lui attualmente è il mio insegnante. Niente, che dire, ci divertiamo un sacco insieme e lui è molto bravo, poi ci sa fare, anche molto bravo a insegnare. E adesso io devo finire l'ultimo anno di superiori e poi anche a me piacerebbe andare avanti con la musica e vediamo cosa succede. Ma fate anche qualche, adesso non voglio dire tour, ma cioè suonate anche insieme in pubblico a parte oggi o cioè fate anche altri eventi? Allora, beh, finora abbiamo suonato ad un'assemblea a scuola da me, però insomma era una signora assemblea, eravamo al teatro sociale, c'erano 500-600 persone. Butta lì via. No, a farli 500 persone. Sì, ma io sto anche suonando con un cantautore di Modena che ha come si chiama? X Factor, il suo nome d'arte si chiama Ludwig Mirak. Ah, ok. È appena uscito il suo album ed abbiamo aperto al concerto a Modena di Car Brave. Sì, sì. E c'erano 3000 persone, lì penso che sia stata la soddisfazione più bella della vita. Che perché avevi il pass, tipo o l'area, potevi andare dove ti pareva. Che tu eri il dio, quindi speriamo sia l'inizio. È meglio, dell'open bar ai matrimoni, cioè sì, è vero. Cioè, quello è spettacolare. Ma io infatti vi volevo domandare, allora siamo partiti dal fatto che avete appunto questa passione di suonare, ma avete studiato, che è la cosa veramente brava, di base fondamentale, e poi sviluppato naturalmente questi studi nell'arte, sì, ma anche delle percussioni non convenzionali, diciamo. Ma ovviamente la domanda che volevo farvi prima, che è successiva, è: voi suonate in qualche band, in qualche gruppo, naturalmente? Ecco, quindi parlatemi anche, potete anche nominarli se vi volete fare anche pubblicità, diciamo, ovvio, o far sapere. Allora, io fino a pochi anni fa suonavo in un gruppo dove facevamo pop punk, tributi, Sum 41, Blink, Green Day. Solo che poi andando avanti con l'età, cioè non è che sono vecchio, però Però sembra che sei un po'. Lo scalino dalle superiori all'università, dopo le strade si dividono. Io ho scelto la strada forse più dura, che è quella della musica, perché oltre a investirci tempo ci devi investire soldi, sì, speranze, sì. E devi avere fiducia in questa cosa. Cioè lo dico a tutti i musicisti, ma penso che anche loro approvino quello che sto dicendo. Io confermo quello che dice appunto Marco, perché è vero, oltretutto amplio un po' il discorso, non voglio fare spazio a marchette, ma no. Questo vale per ogni forma d'arte. Vabbè, io provengo dal teatro come attore e come pseudo, non mi reputo musicista, ci ho speso un sacco di centinaia di euro per la batteria, perché poi ti compri il pezzo, poi vedi quella cosa, gli aggiungi al doppio pedale, doppio cello, cioè ne hai di cose. Io perché poi vorrei aggiungere una cosa. Adesso purtroppo viviamo in una società dove il nostro orecchio si sta abituando ad un suono elettronico. Guarda il reggaeton, guarda tutta la musica commerciale che sta andando di moda adesso. E la gente adesso è abituata a sentire un determinato suono che viene dalla radio, e comunque i produttori discografici ci stanno drogando con questa musica qua. Perché alla fine noi quando ascoltiamo una radio ascoltiamo sempre le stesse canzoni. Vero, vero. Sì, sì. Che vanno stra di moda. E quello impedisce a noi musicisti, che abbiamo un nostro suono, che suoniamo degli strumenti comunque che non sono pulitissimi, sì, come sono gli strumenti elettronici fatti, certo, in studio. E per cui diventa sempre più difficile riuscire a diventare qualcuno adesso, a meno che non ti vendi al alla musica elettronica, così. O alla trap, che sta andando di moda adesso, che io non so se mi odiate, però a me fa schifo. Quindi non è che ho capito il soggetto, la trap. Ah, la trap, scusami, la trap, capito. Che sì, sì, capito, ho capito. In questo sì, periodo sì, qua, no, lo stile. Che io non reputo musica. E niente. Quindi diciamo, dovendo riassumere, se non non dovendoci chiaramente vendere, dovendoci, io non c'entro niente, dico, però dovendo mettermi nei vostri panni, magari le grandi programmi di talent, di come si chiama, X Factor, quant'altro. I talent show, scusami, escludendo quello diventa poi anche difficile, diventa, no? Sempre più difficile adesso, man mano che si va avanti, riuscire ad uscire appunto dagli schemi, sì, sì, che ci sono. Però magari investendo oggi in questa attività, cioè in questo filone,
magari da 5-6 anni forse questo filone andrà di moda e tu che avrai già, voi che avrai già preso io guarda, prego tutti i giorni che battere adesso sta andando di moda il vintage, diciamo. Esatto. Io spero che venga di moda il rock and roll, il jazz, il soul. Sì, io sogno, ma guarda, io ci spero. Scusa Marco, non ti voglio interrompere, sogna caro amico mio, perché anch'io sono della tua stessa idea su queste cose. Poi senza nulla togliere, poi io non ascolto radio, ma la faccio. No, scherzo. Ciao, andiamo via. No, nel senso che voglio spezzare una lancia. No, potete andare a favore di Radio Science, perché magari voi non l'ascoltate, non conosco. Sì, potete anche pulire col mio sangue il tavolo. No, perché devo dire che in effetti è vero che le radio, senza nulla togliere agli artisti, alle case produttrici, non è che non vogliamo comprometterci, però ovviamente anche rispetto a loro, perché è sempre fatica e investimento. Infatti devo dire che Radio Science di bello, se poi voi avrete modo di ascoltarla, ha che proprio per la policy, come direbbe Science, quel signore là, come mission sto usando questi termini che vanno di moda, ma che non mi piacciono molto, però capiscono meglio. Puntiamo, non so neanche cosa vuol dire, però li dico così bene. L'ideale ha proprio il fatto di non... divulgare, fra virgolette, la musica convenzionale che ascolteresti nei canonici canali di diffusione. Esatto. Non un termine per cui Saius potrebbe svenire, tra cui la SIAE, nulla contro nessuno, e quindi deve dire che ovviamente è bello, perché non perché faccia parte di Radio Saius, è bello perché ti puoi ascoltare tutti gli artisti e naturalmente gruppi, band, cantanti, musicisti. Infatti la musica va a ruota libera con i vari programmi, quindi se ve l'ascolterete sappiate che è tutta musica libera e ricordiamo sì, non sotto licenza, vabbè, Creative Commons o altre cose, cerchiamo anche di dare spazio e voce poi a tutti, esattamente, per cui è inutile che noi facciamo, come nella vera intenzione di Sai, se voi siete qua anche per questo, inutile che facciamo da replica, da copione e da cassa di risonanza cose che già vedresti nel network nazionale. Certo. Noi siamo una goccia nell'oceano, ovviamente, però il bello di Sai è proprio questo, per cui senti proprio artisti che non sentiresti, libera. E guardate che veramente io lo dico sempre anche ai ragazzi a casa, non hanno nulla da invidiare ai grandi artisti internazionali, sì. Perché bravo Saius, bravo Ugo, bravo noi Luca quando ci impegniamo a trovarli in giro da Jamendo.com, altri siti, quindi anche per questo si ha spazio e capisco il tuo messaggio. C'è da dire una cosa però, che per assurdo, paradossalmente, abbiamo più possibilità di un tempo per emergere, perché abbiamo i social network, la internet network e i talent show, che purtroppo saranno quello che sono, sì, però danno spazio naturalmente di più rispetto a prima, che non c'era solo un canale. Però per assurdo, come dici tu, quindi si ha meno possibilità. Com'è questo paradosso? Allora, io adesso, suonando con questo artista modenese qua, ho scoperto che comunque una volta, non avendo YouTube, non avendo tutti i social, cose varie, tu ti prendevi, andavi con la tua band a suonare. Esatto. E suonare la vedi da un altro punto di vista, cioè tu da spettatore vedere una band che suona è un'altra cosa rispetto che accendere il computer, andare su Facebook, dire oh guarda, l'emozione che ti porta. Lo ascolti magari sulla cuffia, però non è registrata benissimo, i suoni sono un pochettino quel che sono. Anche solo la performance in sé, cioè esatto. E magari tu dici no, questa cosa qui mi fa schifo, basta. Però se tu invece, una volta andavano tantissimo a far suonare e la gente, cioè tu piacevi alla gente, perché comunque l'impatto dal vivo è un'altra cosa. Sì. E infatti quello che dico, spero che ci seguano anche musicisti, andare fuori a suonare e conta tantissimo. Non bisogna stare lì, mettere il tuo video su YouTube e aspettare che faccia un visual oppure like, tu devi prenderti e andare fuori a suonare. Lo so che comunque la vita del musicista, essendo del musicista underground, certo, se tu vai ad un locale e gli fai ascoltare la tua musica, che sia qualsiasi musica, lui ti dica sì, vieni a suonare, però al massimo ti do una bottiglietta d'acqua, come succede alle notti bianche qui a Mantova, lanciando una piccola macigno, esatto. La classica frase che ti senti dire, ma quanta gente mi porti, esatto, vedo che tu sei sulla mia stessa linea. E infatti anche ieri sera, girando per Mantova,
vedendo comunque che per le vie c'erano quasi tutti i DJ, a parte due o tre vie della città. Ho detto, ragazzi, così non va. Io sono andato alla Notte Bianca di Villafranca e cioè è tutta un'altra cosa, si vede che è tutta un'altra mentalità. Sì, sì. Mi piace che poi vedi, tu naturalmente stai esponendo una tua idea, lamentela, ma in senso buono, perché capisco che a titolo di è una polemica costruttiva, lo so, perché la vivo anch'io nella mia cittadina ed è bello che ognuno poi nelle proprie realtà abbia sempre queste cose. Però sai, anch'io provengo come te dal rock, rockettaro, quindi la triade dei Led Zeppelin, dei Purple, Black Sabbath nelle mie basi, oltre alla lirica e la classica da cui deriva tutto, le scale tutto. Però è anche vero che mi rendo conto che non torneranno più quei bei tempi. Io mi sono visto parecchi gruppi in giro per l'Europa, quindi capisco quello che dici, ma non è facile. Io farei parlare anche Isacco, no, che non è più andato a prendere le bacchette. Io speravo di sentirvi, porca. Allora, no, io semplicemente, vabbè... Io mi dissocio da quello che abbiamo detto. No, è vero. Così prendiamo le distanze, che sai se non prendo denuncia. No, è sicuramente interessante ciò che avete voi detto, perché comunque... Sono anche d'accordo con voi in molte cose. E piuttosto io ti chiederei, dal momento che abbiamo parlato di date, non di date, sì, esatto, di eventi e quant'altro, se hanno delle esibizioni future, sì, infatti. Lascio il microfono, esatto, sì. Un po' se cosa avete e anche a qui in avanti, e poi magari poi li lasciamo anche andare, sì, ragazzi, se no siamo con tutta la sera. Le bacchette, io volevo sentirli. Magari adesso torniamo. Ci vediamo. Allora, Isaac, visto che Isacco, Isaac, ti lascio il microfono, raccontami pure. Non mi piace. Che date, che eventi farai. Ma in realtà nessuno. Bravo. oltre a oggi, per adesso in programma non ce n'è nessuno. Penso più che altro perché adesso suono in una sola band, no, in realtà in due band, però con nessuna delle due abbiamo date in programma, per cui probabilmente sarà un momento in cui ci concentreremo più sul buttare fuori idee, cominciare a macinare un po' di cose, rielaborarle e vedere se magari viene fuori qualcosa di nostro, qualche inedito, qualche canzone. E poi in realtà non lo so, vedremo ciò che succederà. Cosa. Alla fine poi diciamo la verità, Gian, 18 e 23 anni, giusto? Sì. Ma che cazzo, no nel senso cioè avevo massima serenità, cioè no, cioè, quello che la vita ti mette davanti non c'è né la fretta né la, comunque adesso voi siete comunque in Mantova, zona Mantova, sì, sì, sì. E non so quanto offra dal punto di vista artistico Mantova, comunque nelle più o meno immediate vicinanze con la macchinina si può tranquillamente, sì, trovare, sì. No, nel... Sì, bisogna girare il più possibile. Sì. Girare il più possibile. È bello sentire loro così giovani. Ma la domanda, questo fine mese al May di Faenza ci andrei. Esatto. Cos'è? No, cos'è? Il come meeting delle etichette indipendenti, molto interessante. L'evento Spazio Marchette. Sì, Spazio Marchette, ma va bene anche a voi. Questo fine mese anche a Radio Science sarà questo evento, molto interessante, perché ci saranno tantissimi artisti. Qualcuno sarà presente perché ha vinto qualche premio, qualcuno sarà presente perché comunque si può far notare. Tante etichette, sì. E indipendente, questa è una cosa molto interessante. Infatti, non è che c'è la Sony o quant'altro, esatto, ma ci sono. Okay. Esatto. E soprattutto qualche web radio. Sì, come casa. Noi, sì. Dove facciamo chiacchierate o interviste. Si trova a Faenza, sì. Il 27-28 sabato mese, l'ultimo weekend di settembre, quindi sabato 29 e domenica 30 settembre, così lo ricordiamo. Molti artisti vengono con la chitarrina, con la adesso non so come sarà, sì. E improvvisano sì. Anche, come avete fatto. Sì. Poi oggi si improvvisa qualcosa anche, esatto, nelle strade, nella piazza, è bellissimo. Esattamente. E poi vi sono varie situazioni, perché c'è il palco principale, sì, nella, sì, piazza centrale, dove si esibiscono ovviamente i gruppi, anche artisti di nome. E poi vi sono vari palchi, palchetti, situazioni, librerie, biblioteche, molto. E spazi adibiti anche per le presentazioni di libri. MEI è proprio l'acronimo di Meeting Etichette Indipendenti, sì, che è a Faenza in provincia di Ravenna, sì. E merita, perché devo dire che lì noi, vabbè, diciamo, vediamo che se ci va Radio Science merita, per esatto, molto. Grande Luca, perché spazio supermercato Science si muove due volte l'anno, esatto, tanto e anche troppo, e per resto non si muove dalla sua poltrona, quindi se vi capita andate, perché anche un bel punto di incontro e di scambio, dove si può vedere anche altre, sì, tra musicisti, sì, sì, sì. Fanno anche dei concorsi, si creano molte sinergie, sì, esatto, molto fanno bello. Anche concorsi interni, ci sono anche magari degli incontri con
produttori, con poi quindi... con anche grandi personalità, sì, cioè esatto, anche grandi artisti, Ruggeri, cioè sì, qualche esatto, faceva il Piotto, cioè sì, esatto, ci sono varie, quindi sì, e ci troverete lì e quindi dovrete venire a fare la chiacchierata insieme. Diciamo che se non vi fila nessuno, venite a noi, dai, magari nel frattempo avrò trovato delle date. Bravissimo. Allora ragazzi, io vi lascio mandare, anche perché abbiamo tanta altra gente. No, Salvina è anche troppo brava che ci segue. Io volevo dire, intanto anche per attirare l'attenzione del pubblico che è qui che segue, guardate che bel tramonto che comincia a profilarsi alle nostre spalle. Secondo me da poco il video non si vedrà più comunque. Esatto, perché abbiamo la luce di... Appoggio il microfono, dico... Esatto, le zanzare, zona zanzare. Io chiedo ai tecnici luce di abbassare il controluce, è vero? Abbassare il sole. Il sole. Ragazzi, va di selfie. Io la solita faccia. Solita faccia di prima. Solita faccia, solita fronte alta. E cacciotta. 3, 2, 1. Cacciotta. Ragazzi, amici, sempre dal May di Faenza. No, non siamo al May, siamo alla giornata delle re. Non ancora. Vi aspettiamo lì tra poco con altri nostri amici che sono qua alla giornata delle idee. Ciao. Hola. Grazie. Con Marco e Isacco vi abbiamo salutato. Grazie. No, siamo ancora in onda. No, cosa fa? No, testa di caso gioca. Sfuma, mio testa di caso, alias Ugo. Spuma, spuma.